Gli ipocriti sono quelli che pensano in cuor loro che Dio non li ama, che Dio tarda, che Dio e il suo figlio Gesù Cristo arrivano agli appuntamenti in orario, in tempo. Cioè, detto in altre parole, che il Signore non adempie le sue promesse, che il Signore è inadempiente, che il Signore non fa quello che loro credono debba fare e nei tempi che loro credono debba tenere il Signore. È sempre la stessa cosa, è sempre lo stesso peccato originale. Sostituirsi a Dio, avere in pugno l'orologio, l'agenda della propria vita. E non solo l'orologio, ma anche ciò che nella propria vita è buono e ciò che nella propria vita non è buono, ciò che è bene e ciò che è male. Allungare la mano e sostituirsi a Dio. Questa è l'ipocrisia, questa è la vita falsa, la vita doppia, la vita che produce sterilità, che produce sofferenza, che produce frustrazione costante, il non poter amare, non poter donarsi e prendere in giro le persone, non decidere per la propria vita. Quanti ragazzi non riescono a decidere per questo? Perché nel fondo, pensano che Dio stia ritardando, che c'è un tempo nella propria vita che va riempito con i propri tentativi di riuscire, i propri tentativi di spiegare, i propri tentativi di discernere, i propri tentativi di risolvere i problemi interiori, la propria storia, i propri nodi, le proprie difficoltà, le proprie sofferenze. Questo che dice? E poi arrivi a percuotere, cioè a fare male all'altro. Perché se tu sei dentro un rapporto mancato con Dio, cioè se la tua vita è un rapporto mancato con Dio, e quindi un appuntamento mancato con Dio, perché Dio ti ha dato buca, perché Dio non ha adempiuto alle sue promesse, non si è presentato puntualmente laddove tu volevi e hai deciso che doveva venire e come doveva venire, allora tu sei un orfano. Una persona che vive fuori dal paradiso, perché è tagliato con Dio. Allora, questo che sembra un ritardo, e non lo è, lo vivi come un vagabondo, come uno che non ha una spina dorsale, come un'ameba, così. E ti lasci portare dai sentimenti, ti lasci portare dai pensieri, dai propri criteri, dai desideri della carne, e non solo, intellettuali o quello che sia, cercando di raggiungere i tuoi obiettivi. Ma questo normalmente comporta egoismo. È enorme nei confronti di chi è accanto. Un egoismo mascherato, per questo ipocrita, mascherato, ma c'è un egoismo immenso. E questo non soltanto in tantissimi ragazzi o ragazze, per esempio di fronte all'impegno serio del matrimonio, per cui si vive così, in questa attesa costante e infinita, perché dentro c'è il sentimento che Dio stia ritardando, che non vadano le cose come uno vorrebbe. Ma questo vale anche per una coppia di sposi, allo stesso modo. E lo stesso vale per una suora, per un prete, perché tutti noi siamo stati creati per dare cibo a suo tempo a chi c'è accanto. Un presbitero in una forma particolare, che è dare la parola, che è dare i sacramenti. Vivere completamente donati, no? Beato quel servo che il padrone, quando arriva, trova ad agire così, cioè dando se stesso, non risparmiando nulla, non risparmiando un minuto di se stesso, pensando sempre all'altro e non a se stesso, pensando che alle esigenze dell'altro, alle debolezze dell'altro, amando. Impossibile se tu pensi che Dio stia in ritardo, non lo puoi fare, devi saziare te stesso, perché sei precario, precario spiritualmente. E non puoi sopportare la precarietà che suppone la vita, che suppone questo che tu interpreti come un ritardo. E vivi ipocritamente, cioè vivi creato per amare, ami te stesso. Questa è l'ipocrisia. Creato per donare la vita, la difendi e quindi la perdi. E quindi senti ogni giorno più frustrato e più morto. Perché? Perché quello che riesce a insinuare il demonio è che Dio non ci ama perché non arriva l'appuntamento. E con questo ci chiude gli occhi. E ci impedisce di discernere che invece il Signore arriva ogni istante della nostra vita, quando meno ce l'aspettiamo,
con quella parola del fratello, con quell'attitudine della sorella, con quella precarietà, con quella malattia, con quella difficoltà, con la scoperta della propria debolezza, della propria inadeguatezza. Anche lì arriva il Signore, quando ti mostra la verità su te stesso, la realtà. E tutto questo il demonio lo prende e fa un pacchetto dicendo: dov'è Dio? Dov'è il tuo Dio? Guarda, sta ritardando. Perché ti tratta male quella persona? Perché questo problema sul lavoro? Perché non trovi lavoro? Perché tuo padre è morto? Perché quella situazione? Perché quell'altra? Perché quel fratello non è come pensi tu? Perché quel fratello non ti loda, non ti accetta, non riconosce i tuoi sforzi? O quella sorella, o tuo padre, o tua madre? Perché? Ma queste sono tutte menzogne del demonio. Se tu vivi unito a Cristo, che è quello che sta dicendo oggi il Signore, state pronti, vegliate. Vegliate che vuol dire? Quando dormivo il mio cuore vegliava, dice il Cantico dei Cantici, avere il cuore appiccicato al cuore di Cristo, anzi, vivere in questa a sola, in questa intimità profonda col Signore, istante dopo istante, la preghiera del cuore, la preghiera intima. Dice, pregate incessantemente, la Chiesa orientale c'ha molto da insegnarci. Vivere costantemente alla presenza del Signore e quindi essere costantemente saziati dal suo amore. Lui che combatte per noi, il Consolatore, l'Avvocato, che distrugge la menzogna del demonio, che non è vero che sta ritardando, perché è già dentro di te, perché già sta colmando la tua vita, perché ti ama, perché ti sostiene, perché ti spinge, la carità di Cristo mi spinge ad amare quello che magari non è amabile, a intraprendere una strada che mi fa paura, a entrare in quella precarietà che suppone il matrimonio, gettarmi veramente o accettare che sto trascinando una relazione senza senso, soltanto per abitudine, tanto per paura di perdere l'altro, sempre per questo ritardo. E ritardiamo anche noi le nostre scelte, costantemente, e mai ci decidiamo per la volontà di Dio. Sempre ci decidiamo per la nostra volontà, che è tenere tutto tra le mani per perdere poi tutto, non perdere, per difendere la vita e perderla. E fai male, perché fai male all'altro, perché come trattieni come un ragazzo che non riesce a decidere e magari scopre di non essere innamorato ma non lo può dire, non ce la fa, allora entra nella routine, quello e quell'altro, trattiene quella ragazza e le fa del male, o viceversa, e non riesce a tagliare con molta semplicità. Certo, uno soffre poi dopo, ha tagliato, va bene, il Signore provvede, perché vuol dire che non era quella la persona. Ce n'è, c'è la persona, basta essere attenti, vegliare e vedere che ti visita il Signore, che non ritarda come tutti pensano, dice la Scrittura, ma è soltanto che ci dà il tempo per convertirci. Ma questo lo faccio con la sorella, creandomi un idolo della sorella o della comunità o della parrocchia, per cui quando ciò non accade entro in crisi e devo fare in modo che l'altro stia nelle mie mani, che l'altro faccia, pensi, dica quello che dico io. Questo vale per tutti, invece no. Oggi il Signore dice, veglia, veglia. Io sempre penso una cosa, chi è che veglia? Una madre quando il figlio è fuori, non ce la fa, va a dormire ma non ce la fa, è preoccupata. Ma ancora di più la veglia di una sposa innamorata che attende il ritorno del marito che magari è in battaglia, è in guerra. Questo è il cuore di un cristiano, stare costantemente in veglia, cioè attendere, perché in qualunque momento alla porta può apparire lo sposo. E questo tempo non è un ritardo, ma è il tempo che il Signore ci dà per essere colmato dal nostro desiderio. È Lui che, come lo sposo del Cantico dei Cantici, ci attira dietro a sé. Ci attira dietro a sé per portarci in un'intimità più profonda. Allora, quello che sembra un ritardo è invece il tempo vero dell'innamoramento. Il tempo vero nel quale educare il nostro desiderio, orientarlo a Lui. Perché poi in ogni istante nel quale Lui appare nella nostra vita e non sappiamo come e in che modo e con quale parola e con quale evento, non ci troviamo impreparati, ma sperimentiamo la beatitudine, beato. E beato sappiamo che vuol dire il massimo, vuol dire il cielo, vuol dire essere sazi, vuol dire essere pieni. Beato quel servo che il Signore incontra, trova, mentre sta dando la sua vita. Perché allora troverà il compimento totale della sua esistenza. Già il Signore è dentro e lo spinge ad amare, accoglie il fratello, ama e si perde nell'altro, trova il compimento, l'amore fino alla fine che il Signore ha avuto per noi, questo amore che non finisce, che non termina e che dentro di noi come una fontana di acqua zampillante ci porta fino alla vita eterna. Questo è quello a cui noi siamo chiamati, non a questa sorte che meritano gli ipocriti e che gustiamo ogni giorno quando
l'egoismo, la menzogna del demonio prevale su di noi, ed è sempre amarezza, quella sorte grama, no? Di pianto, di stridore di denti, di nevrosi, no, no, vegliare perché lo sposo arriva, oggi, arriva oggi, fino all'ultimo giorno in cui ci aprirà le porte del cielo e ci porterà nel talamo nuziale, dove non finirà mai più questa intimità, questa unità, unione con lui, meravigliosa.